Allora, grazie Presidente. Effettivamente sì, la Commissione urbanistica si è riunita oggi alle 12.30, così come richiesto dalla nota inviata dal segretariato ieri mattina. Quindi nel rispetto del regolamento, visto che nella nota erano specificate le questioni di urgenza, ho convocato la Commissione rispettando appunto le 24 ore. Il tempo, diciamo, effettivamente non è stato probabilmente il tempo necessario per tutti a verificare e a leggere gli allegati della delibera, però credo che la Commissione di oggi, a cui hanno partecipato appunto anche altri consiglieri che non sono membri della Commissione, ma proprio perché erano interessati al tema, a seguire le spiegazioni, sia stata comunque esaustiva. È stata una Commissione in cui tutti i consiglieri hanno potuto fare domande. C'erano gli uffici del Dipartimento Urbanistica che hanno seguito l'istruttoria, che quindi conoscevano nel merito il progetto, le valutazioni appunto che erano state fatte da loro. C'era l'assessorato all'urbanistica rappresentato dal capostaff dell'assessore Montori, c'era l'assessore Frongia in qualità appunto di commissario straordinario dell'evento. E quindi credo che c'erano anche i proponenti, per cui abbiamo fatto in modo, comunque anche avendo un tempo molto ristretto a disposizione, di dare a tutti i consiglieri la possibilità comunque di avere di fronte gli interlocutori che potessero comunque dare risposta alle loro domande. Non mi sembra che prima del voto siano rimasti dubbi ad alcuno, perché tutte le domande poste in commissione hanno trovato risposta. Non ci sono quindi elementi che sono rimasti in sospeso. Poi ci può essere chi è d'accordo, chi non è d'accordo, e questo lo posso anche capire. Mi sembra però che nell'insieme anche le altre forze politiche hanno mostrato la loro, il fatto che appunto accolgono questa proposta favorevolmente, proprio perché facendola noi passare oggi in aula e votandola, daremo a Roma, alla nostra città, la possibilità di ospitare un grandissimo evento di livello internazionale. Quindi noi, in qualità di consiglieri, non vogliamo avere la responsabilità, magari con un voto tardivo, di procurare, diciamo, un evento di questo genere che sarebbe Scusi sicuramente. consigliera, vi prego di fare silenzio anche tra il pubblico perché purtroppo non si riesce ad ascoltare. Grazie. Grazie. Quindi, dicevo, con questo voto noi vogliamo scongiurare che appunto si possa verificare un allungamento dei tempi. Sappiamo che infatti organizzare un evento di questa portata non è sicuramente semplice, vanno coinvolte tutta una serie di istituzioni, di organismi, tutto deve funzionare, diciamo, come un ingranaggio di un orologio svizzero. Dispiace anche a noi che questa delibera non sia arrivata prima, ma anche su questo gli uffici e l'assessore Frongia ci hanno spiegato che cosa è successo nel frattempo, e quindi noi oggi siamo qui a fare la nostra parte e a compiere quello che è, diciamo, il passaggio che ci compete nell'ambito di questo delicato ingranaggio. E quindi io mi sento, insomma, sicuramente, pur comprendendo quelle che sono le posizioni e le critiche che muovono le opposizioni, diciamo, a volte ci si trova davanti a delle necessità da compiere, e quindi credo che comunque, questo lo voglio sottolineare, tutti i passaggi siano stati fatti nella maniera corretta. Quindi, nonostante il poco tempo a disposizione, tutti quanti noi siamo stati messi nelle condizioni di leggere la delibera, gli allegati, di venire in commissione, di fare le domande, di avere delle risposte e quindi di fare quello che deve fare un consigliere capitolino. Io non mi dilungo perché i temi, appunto, dicevo, li abbiamo trattati tutti in commissione, e approfitto quindi per augurare al commissario straordinario buon lavoro, perché ne avrà tanto da fare, e spero che veramente noi l'anno prossimo, a giugno, ci troveremo tutti quanti a godere e a gioire per un evento veramente importante per la nostra città. Grazie.